L'emergenza coronavirus fa riscoprire l'importanza del negozio di vicinato per fare la spesa. È quello che è successo a Viaccia, all'estrema periferia ovest della città, dove il piccolo supermercato Coop La Libertà è l'unico alimentare rimasto in zona. Consapevole del suo ruolo in un momento difficile come questo, la cooperativa ha quindi raddoppiato il servizio di consegna a domicilio per gli anziani, soprattutto, ma non solo. Basta telefonare allo 0574 811325 per dare la propria lista della spesa e il telefono. Non smette mai di squillare. È notevole, ci vuole una persona solo per rispondere al telefono. A volte ci chiamano anche solo per un filone di pane, ora gli si è detto un filone di pane soltanto, cercate di fare un pochino di più, però si porta anche un filone di pane, non c'è problema. Per preservare questa realtà e i suoi servizi da rischio chiusura, la cooperativa ha partecipato a un bando regionale. È proprio per le cooperative di comunità. E se questa non è una cooperativa di comunità non si capisce quale possano essere le cooperative di comunità, perché qui veramente il paese è tutto legato a questo piccolo negozio. Spostiamoci a sud della città. Aiolo è la locale Misericordia, in collaborazione con Carrefour Market, ad aver preso in mano la situazione per garantire la spesa a casa agli anziani e a quanti hanno difficoltà motorie. Dalle 8 alle 18 si può chiamare lo 0574-620878 per richiedere il servizio per il giorno seguente, servizio che si aggiunge alle tante altre attività portate avanti dai volontari dell'associazione. Le emergenze facciamo 118 sul territorio, tutti i servizi ordinari di trasporto, sia con pulmini che con l'ambulanze, è un servizio in più, vista anche l'esigenza in diverse persone, anche fuori dal paese di Olo, ci sono venute a chiedere. Anche per andare a comprare semplicemente i farmaci. Da lunedì scorso anche l'oratorio di Sant'Anna fa la sua parte con pagamento delle bollette, consegna a domicilio della spesa e dei farmaci per chi è in difficoltà. Basta telefonare al 347-111-0695. Sia da un punto di vista educativo, sia da un punto di vista poi strettamente pratico, abbiamo deciso di proporre questo progetto che si chiama Una mano spesa bene. Siamo a disposizione delle persone anziane che in questo momento hanno necessità della spesa o di prendere le medicine, pagare una bolletta, di poter fare per loro questo servizio e poi portargliela a casa, proprio per sottolineare l'importanza che nessuno di loro esca e che quindi non si sentano costretti dalle cose che devono fare a poi uscire a compromettere anche il proprio stato di salute.